Ragazzi miei, bentornati su Clash Mini. Oggi andremo a riscuotere insieme le mie 34 ricompense del pass stagionale. Ma prima di iniziare, pollicione all'insù per supportare questi video e nei commenti hashtag stregone elettrico. E io cercherò di lasciare il cuore a tutti coloro che scriveranno hashtag stregone elettrico, perché l'ho portato a 2 stelle. Boys, voi non avete idea di quanto sia forte, ma magari tra poco lo vedremo. Andiamo. Eccolo qua, signori. Dove sta il mio carretto? Guarda, 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 guarda. Guarda quante ricompense, signori. Guarda, guarda. Oh, 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 oh. Ed eccolo qua. Collect all. Andiamo a riscuotere appunto tutto. Vai. 500 monete, molto buone. Tra l'altro monete, raga, che nello shop costano un botto. Un botto, letteralmente. Questi sono i coin per le ranked. Con l'ultimo aggiornamento la Shield Maiden è stata un pochettino nerfata, ma a noi questa cosa non ci interessa perché sto praticamente utilizzando la vampiro. Cioè il vampiro. Beh, questa carta evitabile. Ecco la Shield Maiden, che non sto più utilizzando perché non mi fa poi più così tanto impazzire. Questa carta qui è molto buona, questa miniatura, che tra l'altro non è una carta. Buono anche quest'altro eroe, ma non mi convince ancora molto. Bello! Questo è molto buono. Molto buono perché lo portiamo ad una stella. Ma come? Non mi ero reso conto di quante miniature avessi trovato. Buono il bocciatore. Buono. Questo, regà, è fortissimo. La sua abilità praticamente dà una manata che quasi vi butta fuori ogni miniatura. Più o meno. Buono quel pecca. Quasi a 3 stelle. Ma? Ma cos'è questo? Ah, la skin del Pekka! Vabbè, il barbaro, che non è che noi lo utilizziamo particolarmente, quindi per adesso non è che lo vado a mettere. La skin del Pekka la mettiamo, anche se non utilizzo il Pekka. Vabbè. Io faccio l'upgrade al vampiro, regà. Mi costa 800 l'upgrade. La porto a livello 5... ma diventa fortissima e sblocchiamo un'altra abilità, Fear, ovvero paura. Qui ci sta da shoppare la skin della Shield Maiden, che però non prenderemo. Mi dispiace non avere abbastanza soldi per shoppare l'Electro Wizard, lo stregone elettrico. E quindi per adesso dovremo accontentarci di quello che abbiamo. Ma adesso andiamo a testare il vampiro livello 5 più le mie nuove carte. Perché, boys, mo vedete quanto male fanno. Soprattutto questo. Questo, regà, non ha senso. Quando lo porto a 2 stelle, ha un'esplosione della bomba che fa un botto di danni ed ha un'area che praticamente è quasi tutta la mappa. Fortissimo, fortissimo. Mo vi faccio vedere bene tutto quanto. Ok, lui, anche lui c'ha la skin del Pekka. Non siamo in ranked, però. Ho notato adesso. Il pack è stato schioppato. Visto l'abilità di quello? Visto l'abilità di quello che fa? Ti dà una manata che ti schioppa. Porca vacca, è fortissimo. Buono stregone elettrico. Mettiamo questo. Questo lo metto qua perché almeno gli faccio recuperare un po' di salute. È forte forte. Fatemi sapere anche nei commenti quale eroe state utilizzando voi. Ora, i nomi io, regà, di preciso di tutti gli eroi non me li ricordo. Beh, diciamo che non è andata benissimo la... Beh, quello intanto ce lo portiamo. Paralizzato. Ok. Vedi, la manata fa un botto di danni. E se poco poco c'hai pochissima vita, ti butta fuori. Round nostro. Peccato che però non ho messo ranked. Dopo devo cambiarlo, mi devo ricordare. Sì.
Il minatore non è male. Il minatore non è male. Però io vado a spostare il lanciere goblin qui. Avrei dovuto livellarlo un po' perché almeno... Buono, va a picchiare lo stregone elettrico. Che quello è fastidiosissimo, regà. Boom! Guardala che danni! Maronna mia, che danni! Vabbè, regà, fa male. Questo fa male. Scossa! Scossetta di nuovo! Stregone elettrico MVP! MVP, troppo forte. E non è ancora una stella, eh? Mo è una stella. E mo sì. Mo sono dolori. Però potrei anche fare così, sapete? Perché comunque quelli di là vengono di qua e la lancia potrebbe colpirli effettivamente. Vediamo un po'. No, va dritto sul Pekka. Non è vero, non va dritto su nessuno. Molto bene. Qua ci prendo. Qua ci prendo, sì. Immaginavo. Vai. Non ci credo, eh. Non può succedere, boys. Ma lo stregone elettrico. Ma come la claccia. Ma come la claccia lo stregone elettrico. No, raga, è sballatissimo. No, è sballatissimo. Allora, andiamo nelle ranked. Andiamo nelle ranked. Porca vacca, ragazzi. Porca vacca. È acceso il microfono? Sì. Perché a volte me lo dimentico. Ma questo posso metterlo qua. Non metto subito quello. Però lo stregone elettrico lo metto e come, porco duro. Ok. Abbiamo più o meno piazzato lo stesso modo. Mannaggia. Vabbè, quello se ne va. No. No. Il lanciere goblin da solo non ce la poteva fare. Non ce la poteva fare. Però vabbè, 1-0. Ci sta. Ci sta. 4, 5, 6. Posso comprare lui. Giocare ancora lo stregone. Non vorrei che lui pensi che io magari lo tengo ancora qua. Credo che questa impostazione possa andare bene. Ok. Va bene. Scossa per favore. Scossa prima che ci rimani. No, ma mi ha fatto un'altra volta, boys. Questa non la poteva clacciare. Il Gran Cavaliere mi ha fatto tanto male. Mi ha fatto tanto tanto male. Però lui ha sempre più roba di me. Ho sbagliato, ho schierato... Volevo utilizzarlo come capro espiatorio. No, ragazzi, mi ha distrutto. Mi ha distrutto, 3-0. Ho piazzato male. Ero convinto che lui il lanciere goblin lo mettesse lì davanti per farmi fuori quello sull'abilità. E invece no. Mi ha distrutto. Bravo lui. Bravo lui, raga. Poco da dire. È stato bravo. Allora. Devo puntare anche un pochettino sulla quantità di roba che schiero, eh. Io direi di iniziare a puntare sulla quantità all'inizio. Vediamo come va. E poi magari andiamo a potenziare successivamente. Vedete che questo gioco, boys, non è poi così stupido, eh. Poi lasciamo stare che sono sfigato come l'animaccia, perché di tanti posti dove devo mettere il lanciere goblin, l'unico posto dove non c'era nessuno l'ho messo io. Ma quello è un altro discorso. Via. Perfetto. A livello 5 il vampiro è forte, eh. Devo soltanto piazzare bene. È molto strategico come gioco.
Stregone elettrico? Qua. Minatore? Sì. Punto più sul minatore per adesso. Allora, devo fare in modo che lo metto qua. Così che quando l'avversario va verso destra, la lancia lo colpisce. Però lo colpisco lo stesso. Merda, non l'ho fatto in tempo. Non posso non posso esagerare così. No, ma lui attiva l'abilità. Mi respinge indietro i danni e giustamente subisco io. Va bene, ci sta. Ci sta. Stregone elettrico. Lanciere. Buono. Buono, ma neanche tanto. Perché mi ha colpito lo stesso. Oggi sto prendendo sberle da tutte le parti, raga. Vabbè. Non capisco. Ma è inutile. 4, 5, 6. Sì, posso farlo, però. Mi sembra un po' inutile perché non sta andando come vorrei, raga. Cioè, non sta andando. Faccio partire da più largo il vampiro. Che vedevo di. Abbo! Questo è un. Ma raga, questo mi predicta qualsiasi cosa! Ma com'è possibile? Ma questo è un predict costante, boys! Ma che cazzo? Ma non è possibile! Ma è un predict continuo! No, raga, fermi tutti, fermi. In questo video c'è qualcosa che non va. In questo video c'è qualcosa che non va. Sto giocando malissimo. È il caso che io per oggi smetta di registrare e mi vada a fare una bella dormita, perché oggi ho preso delle sonore legnate sui denti. Quindi ci vediamo con i prossimi video. Sempre e solo qui. Boh, non lo so se starò ancora qui, però più o meno. Ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.